E adesso cosa facciamo? Visto tutti i casini che le abbiamo provocato, ci permette almeno di farci perdonare offrendole un pranzo, Grazie. Va bene. Perdonare che cosa? Ma scusa, ha sfasciato la macchina, ma sfigurato. Ma Aldo. Ma porca. Oh, però è carina, Carina è carina, sì. Ma non è solo carina, c'è anche quell'aria lì un po' particolare, un po', Sì, c'è quella roba lì, però calcola che fra 2 giorni ti sposi, Perché? Cosa ho detto di male? Sei sempre lì a fare lo scemetto, gli occhi dolci. Che occhi dolci? Cosa stai dicendo? Aldo, sto facendo lo scemo. Beh, un po' lo scemo lo stai facendo, va. Ci abbiamo fatto la constatazione amichevole, a momenti avevo torto io. Beh, insomma, tutte le ragioni non ce l'avevo. Tutto a posto? Sì, per fortuna sono riuscita a spostare il traghetto, altrimenti addio vacanze. Traghetto per? Grecia. Faccio Brindisi Patrasso, poi un giro per le isole. Vai a raggiungere il fidanzato? Toccato un tasto dolente? Vi siete appena lasciati? Ti ha mollato lui? Con la tua migliore amica? Ma smettila, Giovanni! Beh, lo dicevo così, per rompere il ghiaccio. Per... Scusate. Voi siete musicisti? Come? Ma nella custodia cosa c'è? Un sax? Ah, lì no, c'è una roba. È un'opera d'arte, è una scultura. Posso vederla? Eh no, Ciccia, non è che possiamo farla vedere a chiunque. Come no, Giovanni, dai, fagliela vedere. Fagliela vedere. Ecco, vedi. Guarda qua. No. Sì, purtroppo sì. Non è possibile, è autentica. La gamba. Questo è un garpez. Ma scusa, ma come hai fatto così al volo? Per forza, è una merda, è un garpez. Anzi, Ciccia, visto che costa una cifra. Sì, bella so. Però. Io ho a che fare con opere d'arte per lavoro. Sì, insomma, faccio la restauratrice. Ma va? Ma lo sai che è sempre stato il sogno della mia vita fare il restauratore? Ma pensate. Ma sentire, ma se non sai neanche venire i puntini della settimana enigmistica, Giacomo. Ho capito adesso!